Ragazzi, benvenuti in un mio nuovo video. Oggi vi presento la mia bici d'enduro, la Intense Carbine 29. Lasciando stare il colore, che secondo me è fantastico, è davvero probabilmente la bici colorata più bella che io abbia mai visto, perché questo bianco e questo rosso messi insieme fanno paura. Come vedete in questa foto, la colorazione è stata presa dal reparto corse e Cody Fletcher, che è il designer grafico di Intense, l'ha messa appunto proprio su una bici, su questa Intense. Rispetto all'originale, l'ho un po' customizzata come vedete, e adesso piano piano entriamo nella descrizione di tutte le varie parti che ho cambiato e anche il motivo per cui le ho cambiate. Anzi, facciamo proprio una classifica di importanza delle parti che ho cambiato, quindi partiamo dalla più importante, che secondo me sono le ruote. Rispetto alle originali, queste sono le Stance modello in carbonio, le CB7, e sono davvero fantastiche perché una ruota in carbonio su una bici d'enduro, oltre alla leggerezza in meno, ti toglie un sacco di problemi, visto che sta sempre dritta, non bisogna mai tirare un raggio. Queste, nello specifico, non sono mai state tirate, anche se l'ho usata un bel po', ma sono sempre dritte, sempre perfette, e davvero prodotto super consigliato. Il distributore in Italia di Stance è Damil, che è un mio sponsor, e infatti, come avete già visto nel bike check che vi lascio qua in descrizione, non so se mai se è a destra o a sinistra, il bike check della mia bici da discesa, come potete vedere ci sono i mozzi Damil e i cerchi Stance, i Flow 4. La seconda cosa, secondo me, per importanza potrebbe essere lo chain. Lo chain, come spero che sappiate tutti, è un dispositivo che elimina il tiro a catena della sospensione e dà un bilanciamento, un feeling migliore ai vostri piedi mentre la utilizzate. Infatti la sospensione andando su e giù, il carro si allunga e quindi crea una distanza maggiore tra movimento centrale e perno della ruota posteriore. La catena allungandosi dà un effetto di tiro catena in su dei pedali. Questo chain, con questo movimento qua, fatto da molle elastomeri, vi annienta, vi annulla il movimento di pedal kickback e vi dà anche un bilanciamento maggiore su tutte le piccole asperità del terreno, e infatti la bici guadagna in sensibilità e è una cosa pazzesca, dovete provarlo sicuramente. Ok, veniamo al terzo cambiamento più grande e soprattutto quello che salta di più all'occhio, ovvero le sospensioni. Ohlins, sia davanti che dietro. Ammortizzatore, il famosissimo TTX 22M a molla, perché io amo la sensazione di ammortizzatore a molla, sia perché vengo dalla DH, sia perché hanno proprio quella sensazione di maggiore sensibilità, soprattutto nelle piccole asperità. E poi, mio parere personale, hanno anche un bottom out un po' più morbido e non si sente mai il pacco duro sui piedi. Ciao! Ehi! Molla! Molla uso una 3,43 e un sag del circa 26-27%, non troppo duro, non troppo mollo. In discesa, per esempio, uso il 24 di sag, prima usavo intorno al 30, ma secondo me è un po' troppo, specialmente nelle piste pedalate che ci sono nelle gare di enduro, e anche grazie allo chain che ammorbidisce un po' tutto il lavoro della sospensione. Quindi molla da 3,43, le alte velocità messe sull'1, velocità di ritorno abbastanza normale, non troppo lenta, e le alte velocità un po' più veloci di ritorno, e le basse più o meno a metà, poi varia un po' dalla pista, però circa sulle 8 click. Veniamo alla forcella invece, perché quest'anno ho cambiato totalmente forcella. È sempre una RXF 36 Mark II come l'anno scorso, però questa è a molla. Ebbene sì, quest'anno ho fatto qualche test con i ragazzi di Andreani, con Eros, e ho montato la forcella a molla e mi è piaciuta davvero tanto, specialmente per un utilizzo dell'enduro, ovvero percorsi magari un po' più lenti, che non sempre conosci, quindi vai sempre un po' sul chi va là, e la forcella a molla ti aiuta tantissimo in sensibilità. Tutta la prima parte è veramente sensibile, morbida e copre davvero il terreno, quindi ti permette anche di arrivare lungo, di sbagliare qualcosina, e lei ti asseconda in maniera perfetta. Un'altra cosa bellissima, che se nelle forcelle ad aria della Ohlins non trovavo tanto bottom out verso la fine, questa invece a molla diventa davvero dura. Quindi sfata un po' quel mito che le forcelle molla, che le molle in generale sono zero progressive, perché invece questa è davvero progressiva. Mai fatto fine corsa con questa molla. Tra l'altro, questa è la molla media, credo, perché non è la extra dura, non è la dura, è la media.
Magari se corressi in discesa o comunque facessi solo piste che conosco e vado sempre a stecca, magari monterei la dura. Però davvero un'ottima forcella e sono contentissima di questa. Poi adesso è stata appena rifatta da Eros e parte che è una meraviglia. Cheers, Yeah man, nice bike. mate! Invece altri cambiamenti, magari un po' più minori, ma comunque di importanza nella personalizzazione di questa bici, sono le gomme. Sono le Continental Der Kaiser da 2.4. È un modello da enduro, quindi abbastanza leggero, siamo sul chilo e vanno davvero bene perché hanno un grip favoloso e questo si sente parecchio mentre si guida, soprattutto qua in Liguria dove ci sono terreni pietrosi con poca sensibilità, ecco, con poco grip volevo dire. Poi io uso l'STFU, che è questo gommino che non fa far rumore alla catena e questo migliora ancora di più la silenziosità di tutto il sistema di questa carbine. Poi uso, vabbè, pedali Crank Brothers, questi sono i Mallet E, il modello da enduro, con un po' meno pin, un po' più leggeri. Reggisella l'ho cambiata, ho messo quello telescopico, in realtà questo è più un vizio che ho avuto, però devo dire che il tastino è davvero comodo, non si fa mai fatica a schiacciarlo. Odio quel reggisella dove devi schiacciare fortissimo per tirarla su, però questa non è una cosa essenziale nella bici. Altre cose sono il manubrio rental, l'ho tagliato a 78, la stessa misura che uso sia sulla DH che sull'enduro. E state attenti ragazzi a non usare manubri della larghezza sbagliata per il vostro corpo, perché ricordatevi che la larghezza del manubrio va a seconda della larghezza delle vostre spalle e del vostro stile di guida. Quindi magari ci farò un video a parte, fatemelo sapere nei commenti se lo volete, però è molto importante la larghezza del manubrio rispetto al vostro corpo, al vostro fisico, al vostro stile di guida. Manopole Audi, in realtà queste le ho montate oggi, prima avevo le Elite, queste sono le Aaron Gwin 2 e il colore è fantastico, si intona perfettamente con la bici. E parafango FT Pro personalizzato, questo è il modello un po' più chiaro con il logo del mio team, appunto Sport Team. E niente, altre personalizzazioni direi basta. Vi potrei dare una chicca, che però è un po' top secret questa. Allora, la sospensione davanti fa 170 e dietro fa 155, però insieme ai ragazzi di Andreani abbiamo visto che ci stava anche un ammortizzatore con uno stelo un po' più lungo e quindi la corsa al posteriore adesso è diventata 161 mm. Non ho sentito grandi differenze, però mi trovo molto bene così e una volta provato l'ho lasciato così. Ok, per concludere, trasmissione Shimano, il cambio è Shimano e la guarnitura è Tirtin in alluminio, semplicissima, niente di speciale. E freni invece Shimano XT, 4 pistoni, mi trovo davvero bene, hanno poca manutenzione da fare e sono molto molto potenti. E non uso più formula, però questi vanno davvero davvero bene. Ultima cosa, beh, il portaborraccia, comodissimo, ormai nelle bici d'enduro è un must have e questa è una posizione bella bassa. E anche questo è un consiglio che vi do magari quando state guardando una bici nuova. Le borracce messe davvero in avanti comunque creano del peso in più verso l'anteriore e sbilanciano molto il peso della bici, anche perché si tratta di più di mezzo chilo. E questo invece messo bello basso è perfetto secondo me. E niente, Corona Rental 32 denti, quando sarò un po' più allenato magari userò una 34. E guida catene Tertin piccolissimo, comodissimo, zero problemi. Ah, un'altra cosa molto importante è l'inserto, che nell'enduro uso solo al posteriore ed è un Super Mousse che distribuisce l'Andreani. È il modello più leggero, più piccolo, meno ingombrante, infatti più o meno arriva a metà del copertone e lascia tanta aria all'interno della gomma, che è una sensazione che mi piace tantissimo perché a parer mio la gomma deve poter lavorare e devo sentire che a diversa pressione si ha un differente feeling. Invece con quegli inserti grossi si fa un po' tutto lui e si perde un po' quel lavoro che invece fa l'aria, che secondo me è molto molto importante sia per la guida in generale ma anche per la scorrevolezza della bici. E niente, ora non mi resta che andarla a provare. Io sono ancora un po' convalescente dall'infortunio che ho avuto al ginocchio, infatti come vedete ho il tutore da questa parte e una ginocchiera danese dall'altra, però mi trovo invasionato per chi non avesse capito e vi porto a fare qualche trail insieme alla mia Carbine 29. Yo!
Ciao. Bene ragazzi, siamo giunti alla fine di questo video, spero che vi sia piaciuto, se è così mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale, supportate questo canale così porto sempre contenuti nuovi e piano piano cresciamo. La bici, che dire, a me piace tantissimo, a partire dal colore che ve l'ho già detto è fantastico, ma anche la sensazione in generale è bellissima perché è una bici che fa tutto, va bene in salita, va bene in discesa, è scattante però anche nel rotto lavora benissimo, specialmente come l'ho settata io con la forcella molle e l'ammortizzatore a molle. Che dire, andatela a vedere sul sito perché è tornata disponibile, quindi guardate sotto in descrizione il link al sito diretto di Intense Europa. E niente, vi saluto qua, ci vediamo al prossimo video. Ciao!